E salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono DailyCraft82 e oggi siamo con il nuovo aggiornamento di Minecraft. Allora, come sempre, ovviamente, ragazzi, io vi porto in ogni caso il video, come sempre, nella domenica, perché io ovviamente porto i video di domenica, quindi non mi sembrava tanto opportuno farlo. Ho appena aggiornato Minecraft, ho dovuto riavviare la play e disattivare il Wi-Fi della Play, perché ovviamente mi si era bloccato Minecraft, ma è stato probabilmente mezz'ora così. Quindi mi sono rotto e ho riavviato completamente la PlayStation. Comunque, iniziamo così, ho appena registrato, iniziato a registrare. Leggiamo un pochino tutto quanto e dopo vi faccio un resoconto di tutte le cose che hanno aggiunto. Però questo qua, tra virgolette, a fine video, intanto leggiamo tutto quanto. Con questa nuova versione di Minecraft introduciamo tante novità interessanti. Dammi uno sguardo al negozio e gioco online con gli amici in cross platform. Poi, il negozio è il luogo in cui puoi trovare nuove skin. Vabbè, questo qua già lo sappiamo. Dipendente, sì, vabbè, questo qua già lo sappiamo. È l'unico luogo in cui riceverai futuri aggiornamenti. Ok, va bene, continua. Ok, va bene. Connetterò subito la PlayStation ad internet. Ci vediamo subitissimo. Ok, adesso che siamo tutto quanto pronto, ho cliccato avanti perché mi ha caricato la skin. E adesso siamo nella schermata normale dove ci sono tutti quanti i mondi da convertire in tal caso. Allora, io per il momento non lo farò perché non ho voglia di farlo al momento, lo farò dopo, al massimo FK. Intanto clicchiamo salta per ora. Ok, ragazzi, eccoci qui. Ho saltato praticamente la parte in cui vi mostravo semplicemente il tutto. La parte della schema iniziale perché era abbastanza noiosa, quindi siamo partiti direttamente sul succo della questione. Sì, ho la skin del telefono, sì, Minecraft Earth. Comunque, andate a seguire il video se non l'avete ancora visto. Comunque, qui hanno aggiunto appunto i common block, come potete vedere qui tutti quanti i common block che funzionano ovviamente sotto ogni comando. Poi questo qua è il comando in questione. Poi se volete fare anche una cosa veramente sciocca, potrei fare anche questo. Io semplicemente una lettera mettendo chiocciola A. Quindi se io adesso facessi così, eccolo qua ragazzi, sta funzionando. Ora non so perché, ma penso si sia perché sto in creativa, però mi dà, cioè non mi dà il numero di cose che ho. Va bene. Ora spegniamolo perché altrimenti continuerà ad andare all'infinito, quindi condizionale. Finito, perfetto. Distruggiamo tutto quanto il nostro inventario, perfetto. E come mai mi mostra ancora tutto quanto se io l'avevo disattivata? Disattivo tutta la chat. Ok, ma se io ti devo disattivare la chat, perché non la disattivi? Questa non è disattivata la chat. Vabbè. Comunque, poi, visto che ci siamo. Ok, hanno aggiunto anche il miele, che è questo blocco qua, che è il blocco di miele appunto, che se ci andiamo sopra, infatti non possiamo saltare almeno nemmeno troppo, come potete vedere. C'è un sole in testa che mamma mia dà fastidio, mi sa che devo. Questa cosa qua è problematica, mi sa. Comunque non possiamo sprintare tanto velocemente, saltiamo molto molto lentamente. E praticamente viene utilizzato come lo slime, soltanto che lo slime e questo blocco qua non si attraggono tra loro. Quindi adesso facciamo un attimo così, perfetto. Questo sembra miele, non vorrei dire nulla, ma sembra miele. Comunque, hanno fatto anche il blocco di favo, che si fa con il favo, che mo non ce l'ho più qua. Possiamo cercare direttamente qua, favo, eccolo qua. Che si ottiene semplicemente con le cesoie, utilizzando questo blocco qua, che è appunto il nido di api normale classico. Però adesso ci arriviamo. Comunque, creando questo blocco qua, niente, è decorazione e basta, sinceramente. E poi possiamo crearci anche le pozioni che le possiamo mangiare. Mo mi sta venendo un attimo un dubbio. Io queste pozioni di miele le hanno messe. No, sempre 16. Niente, ragazzi, sono sempre 16, però danno una buona guarigione. Comunque, queste sono le api che entreranno dentro i nidi e vorranno sempre andare in giro. Oh, hanno modificato la Wii. Bella. E hanno modificato. Siamo sì, mio. E hanno sempre la voglia di andare vicino a questi fiori. Queste qua sono le api. Infatti, vanno sempre i fiori, si impollinano.
Ora si dovrebbero sporcare in teoria. E poi dovrebbero entrare qui dentro in teoria. Sempre in teoria, raga, è tutta teoria. Le ho sconvolte, rompendo il nido. Perfetto, stanno entrando dentro? Sì. Però i fiori non li prendono. Vabbè, strano, sarà. Non gli piacciono i fiori. Comunque, questo ve l'ho fatto vedere. Dopo le volpi. Bene, hanno aggiunto le volpi. Queste sono le volpi. Noi se gli buttiamo un item tipo questo, loro li dovrebbero raccogliere. Esatto. Poi qua ci sono anche le bacche per le bacche dolci, va bene. E prendiamo subito una bombial ossa. Ah, sono appena uscite, perfetto. Mettendo tutte queste, non so perché mi fa così il gioco, però va bene. Le volpi sono attratte da queste qua e preferiscono ogni volta mangiarle. E questo è molto utile per fare delle farm bellissime. Se una cosa che è successo, mi è successa molte volte. Allora, prendiamo tipo una spada. Mi è successo sul telefono perché ero molto sbadato. Se droppo ad esempio la spada non me la raccoglio. Se droppo la spada e la volpe la raccoglio. A parte che bella la volpe così. Io basta che droppo questa e la volpe me lo ridroppa. Perché preferisce ovviamente, cioè chiamalo stupida, preferisce del cibo. Del semplice cibo. Poi, a proposito, se sapete come mettere le add-ons. Ah, si è infarinata. Eccola, si è infarinata l'ape. Così è infarinata. Comunque, se sapete come mettere le add-on dentro Minecraft per PS4, mi raccomando, ditemelo e con un commentino. Che io al momento sono ancora ignaro di questo arcano motivo. Di questa arcana cosa. Comunque, la mushroom. Bene, allora questa cosa qui, questo trucchetto che io sinceramente ho scoperto da poco. Non lo sapevo prima, lo ammetto, non lo sapevo. Per il momento vediamo se funziona su PS4. Perché prima ho visto non funzionava. Vediamo ora. Allora, mettiamo un attimo così. Eccola qua, ragazzi. Ha funzionato. Questa è la mucca strana. In poche parole, possiamo fare questo. Allora, vediamo anche un fiore. Io l'ho chiamata mucca strana, ma sinceramente non so come si chiami. Dov'è? Dov'è? Ah, è sempre una mushroom, però è strana. No, non è una semplice mushroom. Allora, i fiori stanno qui. Perfetto. Eccolo qua. Allora, noi gli diamo da mangiare questo. E poi ciotola. Eccolo qua. Ci riempiamo di questo. Ecco, ok. Noi ce la mangiamo. E ci dà un effetto qualsiasi. Un effetto veramente casuale. Perché non ci fa vedere gli effetti? Ah, comunque è strano perché non ci dà soltanto questo. Vabbè. Comunque. Questa qua è una cosa che volevo provare insieme a voi. E che ha funzionato. Poi volevo farvi vedere anche che hanno aggiunto, sfortunatamente per noi, le anvil separate, cioè i tre tipi di anvil. In poche parole, le anvil quando le utilizzi si rovina ogni volta. E sfortunatamente, lo ripeto, prima ci stava un bug, cioè non era sfortunatamente, era una cosa utilissima, visto che l'anvil si fa molto, è molto molto costosa, noi DPS facciamo così e ripristinavamo con il drop e rimaneva stabile così, invece adesso penso proprio che si vada a distruggere, visto che ci sono tutti quanti gli stati. Anche prima c'era, però prima se la distruggevi non ci deva nient'altro. Hanno modificato le uova, infatti adesso la vediamo così, però le uova sono sempre uguali, hanno sempre le loro caratteristiche. E poi hanno aggiunto quest'uovo molto carino, che è sempre lo stesso, è sempre lui, il solito tizio. E cos'altro? Niente, cioè qui voi potete fare qualsiasi cosa. Non sono certo se hanno aggiunto il debug stick. Mo controllo subito insieme a voi. Allora, debug. Allora, controlliamo.
Ah, così, ok, ci fa tutto quanto. Però a me non mi serve questo, a me mi serve give chiocciola chiocciola a the non me lo fa proprio vedere. Ah, va bene. Non credo. No, no, ragazzi, non c'è. Vabbè, no, perché altrimenti vi potevo far vedere tutti quanti gli stadi del nido di api. Che sarebbe stato molto meglio. Però per il momento non posso. Perché non ho api che impollinano questa parte qua. Comunque, adesso chiudo un attimo qua. Faccio salvadesci. E vi faccio vedere che praticamente i caricamenti sono infiniti. Quando apri il gioco, a parte il gioco adesso perché ha cambiato schermata e Fortnite hanno le stesse praticamente icone. E questa cosa qua dà veramente tanto fastidio. Comunque, qui abbiamo gli amici, ovviamente. Ovviamente censurerò tutto. E niente, qui abbiamo i server che un momento non funzionano. Oppure sì. Non lo so, ragazzi, se funzionano o meno, perché a me ogni volta mi dice presto disponibile, quindi boh. Qui possiamo ritornare nella vecchia cosa. Ovviamente c'è il mio nickname lì. Qui possiamo modificare il profilo. Al momento ho quello di Alex, Steve, quello che ho io di base. Quello che ho un'altra volta di base. E poi questo qua in un altro video ci avremo il personaggio creato da noi. Da noi, proprio da noi. Qui c'è un negozio che utilizzerà un nuovo tipo di moneta, un nuovo tipo di valuta, che è quello della PlayStation. Al momento ancora non l'hanno aggiunti, infatti mi rimando subito di qua. Per cui dovremo aspettare. Ora che noto, ci sta la versione 1.14. Ancora non la 1.15. Questa cosa qua mi fa storcere un pochino il naso. Comunque, possiamo collegare anche mouse e tastiera, come potete vedere qua nelle impostazioni. Il salto automatico io sinceramente non lo preferisco, però se voi lo preferite, mi raccomando, aggiungetelo. Poi ovviamente bisogna vedere anche se è compatibile sulla PlayStation. Qua io abbasso la sensibilità perché mi dà fastidio troppo alta. Qui questi qua sono tutti quanti i miei comandi che sinceramente non so che cos'è effetti creature, quindi lo lascio così. Poi notifiche, neanche quello so così, cosa sia, penso sia aggiornamento dei pacchetti, va bene. Ok, stavo dicendo, sinceramente non so cosa siano notifiche, penso siano degli inviti che ci fanno e quindi boh, buon per noi. E comunque, tutto qui, cioè queste qua è tutto quanto, tutte quante le mie cose, se volete copiarle, copiatele. Qui ci sta ovviamente il mio account che ovviamente ho dovuto stoppare registrazione per prima. Possiamo abilitare il crossplay, cosa molto molto buona. E poi vabbè, aggiornare automaticamente è essenziale come cosa. Queste due impostazioni sinceramente non so cosa servano, quindi per il momento non le disattivate. Se volete stare sicuri, la luminosità io la metterei a 80 visto perché ho 78 perché faccio video su YouTube e quindi per farvi vedere meglio a voi. Animazioni, schermata, queste qua le lascio così. Campo visivo, beh, il campo visivo io lo metterei a così. Opacità interfaccia, mi piace un pochino così. Opacità interfaccia, schermo diviso, lo stesso identica cosa. Perfetto. Allora, adesso queste qua me le continuerò a modificare ovviamente in tutto benessere perché sinceramente non c'ho voglia di stare a perdere tempo in video. I suoni, sinceramente, io li alzerei ancora perché tanto non li ho ancora sentiti minimamente. Ok, e qua ci saranno tutti quanti i miei pacchetti che si acquistano al negozio. Però, sinceramente, io non è che mi vorrei mettere ad acquistare questi pacchetti perché, cioè, quindi li vorrei un pochino scaricare da internet, però mi raccomando, ditemi come si fa a scaricarli e aggiungerli, perché io non lo so proprio. Perché sicuramente acquistare una cosa del genere non è delle migliori. Non è una delle migliori cose che vorrei fare. Poi abbiamo la lingua e come giocare, ma penso proprio non vi servi. Quindi, boh.
Possiamo anche ignorare questa cosa qua. Io vi lascio alla prossima volta. Noi ci vediamo. Ciao ragazzi.